ci scambiamo, perché è un po' strano queste cose, ci scambiamo con il dottor Maurizio Moggio, che dirige il nostro servizio presso l'unità operativa di malattie neuromuscolari, una delle poche che esiste in Italia, posso dire, okay? E vi parlerà degli aspetti di ortici muscolari. Buongiorno a tutti. Comincerei col ringraziare gli organizzatori per questo graditissimo invito, Nereo Bresolin, grazie ad Angelo, e mi associo ai commenti di Giacomo sulla riuscita e sul time di aver organizzato questo congresso. Mi è stato chiesto di parlare del ruolo della biopsia muscolare in pazienti affetti da calpainopatia tipo 3. Potrei finire con questa diapositiva. Non esiste un'alterazione patognomonica di ottica muscolare che possa caratterizzare pazienti affetti da questa malattia. Tuttavia dobbiamo considerare alcune cose che in parte sono state già dette e che voglio risottolineare. È una malattia per la quale può essere utile avere una diagnostica differenziale istopatologica, può essere utile avere una conferma tramite Western blot, tramite estrazione di DNA, e non dobbiamo dimenticare che, se è vero, è stato detto sia dalla professoressa Pioraro sia dal professor Comi poco fa, che le calpainopatie rappresentano circa il 30% delle distrofie muscolari, dobbiamo considerare che spesso il laboratorio di istopatologia, il primo filtro, è il laboratorio al quale arrivano biopsie. Se parlo del nostro laboratorio, ogni anno noi riceviamo circa 250-300 biopsie provenienti non sempre da centri specializzati in malattie muscolari, ma anche da centri poco esperti di queste malattie. Per cui questo primo filtro è estremamente importante per indirizzare poi la diagnostica del genetista, per non far perdere tempo al paziente, ritardare la diagnosi e spendere inutilmente delle risorse. Non dimentichiamoci che anche quando il paziente è riferito da un centro specializzato, ci sono delle caratteristiche cliniche che, se si verificano tutte, possono indirizzarci verso una calpainopatia, ma più in generale possiamo dire che il paziente affetto da calpainopatia ha una debolezza alla muscolatura dei cingoli superiori, inferiori, alla muscolatura attuale, un quadro clinico che la accomuna a diverse malattie. Qua c'è un elenco di alcune malattie per le quali il laboratorio di morfologia muscolare può essere importante per una diagnostica. E allora io dividerei la mia presentazione in due parti. Prima, abbastanza velocemente, tutta la diagnostica differenziale, poi vediamo quella che è l'esperienza del nostro centro in pazienti affetti da calpainopatie. E quindi comincio dal fondo, la diagnostica differenziale. La diagnostica differenziale di ottica si pone ovviamente con le altre malattie dei cingoli, malattie dei cingoli nelle quali lo spettro morfologico è estremamente variabile, da un quadro, come vedete qua in basso, dove è facile dire che il paziente è comunque affetto da una distrofia muscolare, abbiamo il connettivo, abbiamo delle fibre ipercontratte, a quadri nei quali è veramente difficile indirizzare la diagnostica verso una distrofia muscolare. Questo paziente aveva solo alcune fibre in necrosi. È già stato detto la diversa alterazione genetica, sono tantissime le alterazioni genetiche che sottendono a queste distrofie dei cingoli, sia di tipo con ereditarietà recessiva sia di tipo dominante. Vi faccio alcuni esempi che arrivano al nostro laboratorio: sarcoglicanopatia, alterazione nel complesso dei sarcoglicani, quadro istopatologico assolutamente aspecifico, forse un occhio un po' esperto può vedere un certo aumento del tessuto connettivale, ma nulla che possa indirizzare l'aspetto, come ha fatto vedere la collega di prima, col difetto immunoistochimico di diversi sarcoglicani, e la successiva conferma
attraverso l'opportuno Western blot dei diversi sarcoglicani, indirizza alla diagnosi. Un altro esempio, malattia di cingolo autosomica dominante, la caveolinopatia. È vero, la caveolinopatia è autosomica dominante, ma tante volte arrivano al nostro centro casi sporadici, arriva un unico paziente affetto e solo dopo si può risalire al fatto che in famiglia vi sono altri soggetti presenti. Quindi per noi istopatologi vedere in questo paziente alcuni nuclei centrali, vedere alcune fibre con dei piccoli infiltrati, vedere delle alterazioni alquanto specifiche non aiuta, non indirizza, se non che utilizzando anticorpi opportuni, in questo caso anticaveolina, riusciamo a indirizzare lo studio che viene ovviamente confermato dal blot utilizzando il tessuto muscolare che determina il difetto di caveolina. E lo stesso vale per tutta una serie di altre proteine coinvolte nel mantenimento della struttura muscolare. Non è un caso, sappiamo tutti che la distrofia di Becker ha delle caratteristiche peculiari, ma non è sempre così. Sappiamo tutti noi che alcuni pazienti affetti da distrofia di Becker hanno solo un'ipercicappemia, sappiamo tutti che alcuni pazienti affetti da distrofia di Becker hanno un quadro clinico esattamente sovrapponibile a pazienti affetti da calpainopatia. In questa malattia è alterato il gene che codifica per la proteina distrofina. Spesso l'esame istopatologico di questi pazienti che hanno molto poco è caratterizzato da un bel niente. Bisogna andare a cercare magari con il lanternino una fibra ipercontratta. Sto parlando di Becker particolari, non sto parlando della malattia di Becker classica che conosciamo, il bambino con tutte le stigmate. Utilizzando opportuni anticorpi antidistrofina riesco a vedere le classiche interruzioni di membrana e riesco a indirizzare la diagnostica. Nella nostra esperienza abbiamo fatto diagnosi di carrier di distrofinopatia in donne che ci venivano presentate come donne affette da distrofia dei cingoli, magari con la compromissione del comparto posteriore degli arti inferiori potevano essere delle calpainopatie, come si vede dalla mancanza invece di distrofine in alcune isole di fibre muscolari, quello che per il morfologo è il mosaicismo. Questi erano pazienti affetti da un'altra malattia, erano delle carrier di MD. Ancora, diagnostica differenziale, le distrofie congenite, sappiamo tutte che le distrofie congenite colpiscono l'infante nei primi mesi di nascita, sappiamo tutti che hanno una grave compromissione del sistema nervoso centrale, ma sappiamo tutti che vi sono delle forme alleliche che si presentano esattamente come le forme distrofiche cingolari dell'adulto, e questo è un caso dell'adulto, un aspetto distrofico molto florido, con variabilità di calibro, tanto connettivo, assenza della proteina alfa-distroglicana. E mi fermo qua per rapidità, per non annoiarvi. Altre sarebbero le diagnostiche differenziali, abbiamo parlato molto di contratture, Elena Pegoraro, la dottoressa Michel prima, contratture muscolari che pongono in diagnosi differenziale ad esempio alcuni casi di Emery-Dreyfus, ma ce lo siamo evitati. E rapidamente, prima di passare alla seconda parte, alcune miopatie congenite, alcune miopatie fibrillari, miofibrillari, si presentano senza le stigmate classiche che insegniamo a lezione agli studenti del quinto anno delle miopatie congenite, ma possono presentarsi come delle miopatie dei cingoli. La presenza in microscopia elettronica dei corpi nemalinici, che qua vedete meglio, che ovviamente in un bambino col palato ogivale con tutte le altre stigmate ci porta a una diagnosi di miopatia congenita, in realtà vi sono dei casi dell'adulto che hanno un quadro istopatologico molto peculiare, così come la presenza di aree di distrutturazione dei sarcomeri, che forse vedete meglio con questa preparazione. Ecco, questa è una miopatia central core dell'adulto indistinguibile da, e così si potrebbe andare avanti. Questa è una miopatia sarcotubulare, aggregati tubulari.
Questi sono dei casi di miopatie dei cingoli indistinguibili dalle carpalinopatie e invece sono tutti casi di miofibrillar myopathy. Raramente, ma neanche troppo, nel nostro laboratorio facciamo diagnosi di miopatie metaboliche in assenza del sintomo metabolico accessuale mioglobinuria, C-cappa che sale alle stelle. Si tratta di miopatie dei cingoli e si tratta di miopatie da accumulo lipidico. Una chiacchierata particolare le miopatie infiammatorie, perché per mille motivi, ma soprattutto perché sono curabili, e spesso la miopatia infiammatoria, quando si presenta in modo subdolo, quando l'esordio non ha una data precisa, può essere indirizzata al nostro laboratorio di istopatologia come paziente affetto da sospetto di distrofia muscolare, cosa che non è vedendo la biopsia con tutti gli infiltrati, andando a studiare gli antigeni di istocompatibilità e andando a caratterizzare l'infiltrato. È stato detto questa mattina che spesso nelle calpainopatie di una quota infiammatoria importante, una quota infiammatoria nella quale però è difficile vedere, come nei casi di miopatia infiammatoria, dei T-linfociti. Questi sono dei T-linfociti che vedete marroni, sono dei CD4, questi marroni sono dei CD8, e quindi anche in questo caso la biopsia muscolare ci può aiutare. E adesso veniamo a quella che è invece la diagnosi morfologica di distrofia, la conferma nei casi di calpainopatia per quella che è la nostra esperienza. È già stato detto, le alterazioni possono essere lievi alterazioni miopatiche oppure franchi aspetti distrofici. Spesso o in alcuni casi è presente una ricca componente necrotica infiammatoria, e quasi sempre non vi è correlazione fra la gravità clinica e le alterazioni che noi vediamo. Se ne è parlato prima, il lavoro originario del 2006 del gruppo di Cran e collaboratori, nei bambini in uno stato precoce di malattia sono stati osservati degli infiltrati con eosinofili. A volte si trova una associazione con una certa eosinofilia a livello periferico. Il gruppo di Padova, è stata già citata, la Marina Fanin, ha recentemente prodotto un lavoro estremamente interessante, fatto molto bene, nel quale è stato visto come nei casi di calpainopatie si hanno meno fibre in rigenerazione rispetto ad altre distrofie dei cingoli e si hanno degli aspetti che sono rappresentati da queste fibre, si chiamano per il morfologo le fibre lobulate, degli aspetti di miopatia cronica. E adesso vi faccio vedere alcuni esempi di quella che è la nostra esperienza. Il primo caso è una donna con un esordio a 38 anni, con un'ipostenia prossimale, la perdita della deambulazione è 15 anni dopo circa, e la biopsia muscolare fatta tardi, in modo abbastanza inspiegabile come mai fu fatta così tardi, mostrava una totale alterazione del tessuto muscolare con una sostituzione fibroadiposa di quasi tutto il prelievo biotico. Vedete, le fibre muscolari rimaste sono molto poche. Questo secondo caso è un maschio con un esordio all'età di 15 anni, con una ipostenia cingolare progressiva. Si parlava prima di contrattura, fu fatto un intervento di allungamento del tendine di Achille, l'andatura era in serina a 34 anni, età in cui è stata fatta la biopsia, grossi problemi, non si alzava il paziente dalla posizione accovacciata, la scapola era lata in modo asimmetrico e Elena Pegoraro parlava di alcuni casi in cui la genesi differenziale può essere fatta con una distrofia faccio scapolo omerale, nella quale spesso si ha la compromissione asimmetrica e non sempre si ha il coinvolgimento appunto del nome della faccia. La biopsia muscolare mostrava le fibre lobulate, di cui abbiamo appena citato il lavoro del gruppo di Padova, e un grande sovvertimento di tutta l'architettura muscolare con presenza di grosse quantità di tessuto connettivo di sostituzione. Totalmente diverso questo aspetto. È un maschio,
nel quale fu riscontrato occasionalmente un rialzo dell'ICK all'età di 5 anni. A 13 anni la deambulazione era in serina, si fece la biopsia a quell'età, l'elettromiografia era miopatico, il paziente presentava una pseudoipertrofia dei gastrocnemi e ci fu presentato dai colleghi, non veniva dal nostro centro, di un altro ospedale, come possibile paziente affetto da distrofia di Becker. In realtà la quasi normalità della biopsia muscolare, e tralascio alcuni particolari di tipo prettamente morfologico, ci aveva indirizzato invece allo studio di altre distrofie dei cingoli e alla fine si arrivò alla diagnosi di calpainopatia. Ancora un altro aspetto istopatologico sicuramente più severo, alcune fibre necrosi, fibre lobulate, tanto tessuto connettivo, tanta variabilità nei diametri fibrali, un esordio attorno ai 20 anni, postenia del cingolo scapolare, dopo 2 anni interessamento del cingolo pelvico, deambulazione con supporto dopo 30 anni di malattia, e questa è una biopsia fatta 15 anni dopo l'esordio. Ancora diverso questo aspetto istopatologico, questo è un muscolo gastrocnemio, quasi tutti gli altri erano bicipiti o quadricipiti, è un bambino, a 10 anni i genitori ce lo riferiscono per una mancanza di forza, una ipotrofia muscolare diffusa, retrazioni tendine già presenti, CK aumentate, in realtà non erano molto aumentate, la diagnosi di invio era ovviamente la diagnosi di distrofia di Becker e invece il paziente era affetto da una calpainopatia. Faccio notare la grande quota di cellularità, il grande numero di necrosi in questo paziente. Questo sta a significare che non ci sono regole scritte, siamo in un ambito che si chiama ambito malattie rare. Malattie rare di per sé, il concetto di rarità indica che di dogmi non è che ce ne possiamo fare tanti. In questo paziente, pur con tutta la cellularità, non c'erano eosinofili, ma non importa. E questa è una biopsia quasi normale di una donna con un esordio, con una ipotrofia postenia muscolare all'età di 20 anni, andatura in serina. La biopsia fu fatta dopo 14 anni dall'esordio della malattia e la biopsia muscolare era in pratica quasi normale. In tutti questi pazienti, nel laboratorio di Giacomo, è stata fatta ovviamente la conferma attraverso Western blot, utilizzando il tessuto biottico muscolare e poi ovviamente la precisazione genetica. Allora io ho finito, mi fermo qua. La carrellata che vi ho dato spero abbia messo in luce quali sono gli utilizzi della biopsia muscolare diagnostica, ma soprattutto diagnostica differenziale se vedete il problema dalla mia ottica. Arrivano pazienti come primo screening, anzi non arrivano pazienti, arrivano biopsie muscolari di pazienti che possono avere tutto. E vorrei ringraziare i miei collaboratori, soprattutto la dottoressa Irene Colombo, la dottoressa Fagiolari e soprattutto dell'unità di neurologia, il professor Comi, che si occupa di tutta la genetica. Grazie.